Benvenuti a tutti da Punto Sin Punto a questo nuovo video. Scusate un po' che non mi facevo vedere, lo so. Oggi vi parlo di uno strano bug che da un mesetto a questa parte sta succedendo su Habbo. E poi ci sarà nuovamente una competizione nei commenti con un sacco di premi. Quindi mi raccomando, guarda il video attentamente fino alla fine, ricordati di lasciare un like, iscriverti e di commentarlo. Prima di iniziare però vi informo che purtroppo anche Punto Sin Punto bannato è stato bannato. Motivo, scommesse, durata permanente, ma spero di riuscire a farmelo sbannare dall'Habbo Help Tool. Ci tengo a chiarire una cosa. Per tutto il casino creatosi una settimanetta fa nella room chiamata Punto Sin Punto truffa per 20k, era ovviamente tutta una menzogna, la room era di un certo Claudio, il clone del Figot2787, che ha inventato questa ipotetica truffa che io avrei voluto fare, che ha sentito su Discord di note di cui non ha nessuna registrazione. E il tutto per cercare di screditarmi, solo perché l'avevo licenziato come arbitro al mio poker. Insomma, voleva rubarmi la clientela, la live su YouTube di quel tale Flavio, nella quale per 2 ore mi millantavano l'esistenza di prove, si è conclusa con degli screen dove Silver Player 66 veniva truffato su Telegram da un tale A197 e che con me non c'entrava proprio una ceppa. Infatti Flavio si è talmente vergognato che l'ha cancellata da YouTube. Forse anche perché è pieno di dislike sul canale dopo quella live. La cosa buffa di quella vicenda fu che mi accusarono di truffa mentre io stavo dormendo, cioè volevo dedicare un video alla cosa. Ci ho dedicato un video, monella! Questo sarebbe stata la copertina ed il titolo, Il truffatore sonnambulo. Ma ho preferito fare questo video riguardo questo trucchetto, che ritengo essere più utile. Se però vi va di leggervi il testo del video di quello lì che, insomma, l'avevo già scritto, l'ho caricato in descrizione. C'è un link che manda una cartella di Dropbox con appunto sia il testo che tutte le prove a riguardo. Così, giusto se volete farvi due risate o rimanere informati su cosa è successo. A prescindere da questa situazione, mi raccomando comunque, non credete a qualsiasi cagata la gente vada dicendo in giro, solo perché tante persone dicono una cosa, non fa che questa cosa sia vera. Basti pensare al fatto che se dicevi che la tenda non era piatta 1000 anni fa, ti bruciavano a rogo. Avete un cervello, no? Usatelo. Tornando al tema del video. C'è un bug in questo periodo che fa sì che, se posizionate un cucciolo in una stanza, quando lo riprendete in mano, senza essere usciti dalla room, esso sarà come resettato. Mi spiego meglio. E abbiate appena comprato un piccione nero, che è anche il cucciolo che costa meno, solo 5 crediti. È disponibile solo per pochi altri giorni, ma viene rimesso ogni Pasqua. Lo posate in una vostra room. Come tutti i cuccioli appena comprati, avrà al massimo la felicità e l'energia, e sarà a livello 1. Se voi prendete e lo allenate, lui salirà facilmente a livello 2 o al 3. L'esperienza necessaria per questi due livelli è sempre la medesima, ossia 100 punti esperienza. Ora, se lo riprendete in mano, niente doppi sensi col prendere in mano l'uccello, su, dopo averlo fatto salire di livello e poi lo riposate, lui tornerà a livello 1, come se non aveste fatto niente. Qual è il punto del mio discorso? Voglio farvi perdere tempo a vuoto? Ovviamente no. Potete usare questo bug per fare facilmente a costo bassissimo il traguardo ammaestratore di cuccioli livello 20. Questo traguardo richiede che tu vada ad addestrare i tuoi cuccioli per 320 livelli. Se non ci fosse questo bug, 320 diviso 19, ti servirebbero circa 17 cuccioli. E vi assicuro che per portarli a livello 20 è tutto meno che una passeggiata. Il livello di esperienza richiesto sale esponenzialmente. Quindi il mio consiglio per finire al volo questo traguardo è fare come ho fatto io. Vi comprate 5 piccioni neri, li chiamate tutti con lo stesso nome, questa è una cosa fondamentale perché farà sì che ad ogni singolo comando tutti rispondano, li posizionate in una vostra stanzetta, tipo una 104 caselle va benissimo, e la riempite di crauti. Posizionate i 5 piccioni, li allenate fino a livello 2, poi aspettate un attimo che si cibino, così vi fate anche il traguardo del divoratore di crediti, quello con l'icona del pollo per intenderci. Li riallenate fino a livello 3 e appena giunti tutti a livello 3, li prendete in mano. Avrete così fatto avanzare il traguardo di ben 10 livelli e una volta riposati i cuccioli basterà ripetere questo procedimento per altre 31 volte. E le cose sono fatte. Ovviamente, io consiglio 5 cuccioli per ottimizzare il tempo, se però volete comprarne solo uno, ovviamente funziona lo stesso, ma ci metterete il quintuplo del tempo. Per quanto riguarda i crauti, se non ne avete abbastanza, vi lascio in alto a destra in descrizione il mio video tutorial Ducats Infiniti, che vi spiega anche come loggare un sacco di cloni, eccetera. Quindi andatevelo a vedere. Oppure vi lascio il link alla mia sala punti con gel avversari slash cibo cuccioli, nella quale avrete comunque un sacco di ducats a disposizione. Ci arrivate sempre dalla sala punti rapidi, entrando in questa porta qua. Ci tengo a ringraziare comunque Gwen Valentine e Miel Pops per avermi fatto notare,
Questo bug c'è però un risvolto negativo. Se uno non conosce questo bug potrebbe rimanere fregato. Vi ricordate le piante mostruose? Quelle che si comprano con i sementi, si fanno crescere, si curano, si incrociano e che stanno andando di moda adesso? Ecco, esse vanno appunto curate una volta ogni 48 ore, altrimenti RIP. È capitato che un utente, non sapendo del bug dei cuccioli, dato che anche le piante sono cuccioli, infatti le trovate in quella sezione del vostro inventario, questo utente insomma ha posato le sue piante, le ha curate e poi ha avuto la malsana idea di riprenderle in mano. Ovviamente gli sono morte perché il bug le ha resettate e lui non lo sapeva. Però, se vogliamo volgere a nostro favore anche in questa situazione il bug, possiamo approfittare per maxare velocemente a livello 5 il traguardo curatore di piante, che richiede la cura di 1380 piante. Non è un traguardo complicato di base o che costi. Con un po' di perseveranza basta cercare room contenenti piante in giro per l'hotel e lo finite nel giro di 1 o 2 settimane. Però con questo metodo potete mettervi nella vostra stanzetta, belli comodi, e finirlo in poche ore senza nessuna rottura del tipo: "Ehi, ma qualcuno le ha appena curate! Accidenti!" Insomma, il traguardo di base è sempre gratuito e lo potete fare comunque appunto entrando nella mia sala punti rapidi, link in descrizione, nel teletrasporto porta, con sopra l'icona del traguardo con l'innaffiatore e con una pianta morta. Eccoci qua. Magari in futuro aggiungerò anche altri teletrasporti con altre piante. Comunque sia, vi faccio questo, è come si dovete fare. Insomma, le posate, le curate, le riprendete in mano e così via. Cioè, come abbiamo fatto più o meno con i cuccioli, ma in maniera molto più rapida e svelta. In descrizione vi lascio anche i link di tutte le altre serre, oltre alla mia, che mi vengono in mente. Così che se voleste fare questi traguardi velocemente e senza comprare semi vostri, sapete come fare. Per quanto riguarda il video precedente, voglio dirvi che sono felicissimo di tutte le risposte che ha avuto nei commenti. Ho regalato il forno come promesso a oltre 70 partecipanti. Tutti coloro che non si sono fatti vivi per riscuoterlo per adesso purtroppo non posso pagarli perché essendo bannato non ho più quei forni disponibili. Ora veniamo però alla domanda del video. Ma ricordatevi di rimanere, che dopo c'è l'estrazione del video precedente, cioè oltre al forno già regalato a tutti c'è anche l'estrazione. Mamma mia, ma chi è che vi regala tutta sta roba? Domanda facile facile, per vedere se siete stati attenti. Ricordatevi che per vincere dovete essere iscritti, aver messo il like al video e commentare la risposta giusta, quindi mettete la lettera. Seguite dal vostro nickname. Domanda. Domanda: da quale room corridoio di punto Steam punto si accede a tutte le altre sale punti, fra cui quella appunto cura piante di cui abbiamo parlato in questo video? A. Hogwarts GV Steam, B. Poker Steam, C. Sala punti traguardi Steam, oppure D. Sala punti rapidi Steam. Ricordiamo che i premi che metto in palio saranno proporzionati al numero di commenti. Più commenti farete e più vincitori saranno estratti. Nel video precedente vi avevo chiesto quanto costassero le rocce. La risposta giusta era ovviamente 5 crediti e 5 diamanti. E i 4 fortunati sono Barbaro 2, Amos 2, Alphonse 65 e Sete. Contattatemi su Habbo o sui social per ricevere il premio. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate i loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.